Scusate, dottore. Sì, prego. Dimenticavo di chiedervi, ma in queste 3 settimane, mentre voi pensate alla medicina da darmi, voi che dite? Continuo come prima? Signora, a questo punto fatelo più di prima! Grazie, dottore, grazie. Arrivederci, faccio buon viaggio, mi saluti sua moglie. Certo, via. Che simpatica. Tutti i giorni! Ehi, tutti i giorni? Escluse le domeniche. No, meno male, la domenica vi riposavate. Ma che riposavo? Lì raddoppiavo la razione. No, però... Quella linea in Svizzera è infallibile, è infallibile! Hai visto? E tu che non mi credevi? Le mie sono fatte a meta, le altre l'hanno una pera, ed io le servo ignor, solo per il mio amor, zazà! Buongiorno Francesco. Buongiorno signorino Candido, come state? Come state? Oh, io benissimo, benissimo. Ma io non vieno, mi si vedo il poverino. Ma è il cane, va. Sì. Ha una nevrosi, Purissimo. Allora poco, culo mi pigliate, o ne ha la moglie del dottore? Il dottor passa l'acqua dal numero 18 e la moglie al numero 19. Lo vedete, ah. Da un momento all'altro potrei essere arrestato per esercizio illegale della professione, capisci? Il disonore! Il sì, la vergogna! La galera! La galera? Ma io ti aspetto! Raffaele! Che c'è? Mi dimenticavo di dirti! Ho detto al siciliano che è mia sorella! Ma chi? Tua moglie! Ti giuro, non mi raccolto che è un uomo! Ma voi state zitto perché mi dichiaro in arresto! Ma che cosa? Non sono stato! Io sono innocente! Fiori! Ah.